Amiche, benvenute in questa diretta. Siete ancora col nutrizionista più amato dagli italiani, ancora Valerio, per parlare. Questa è la domanda di una nostra follower: parlare di come bruciare 30 kg di puro grasso in soli 6 mesi. E ti dico subito: occhio, attenzione, perché so che è un tema caldo per le nostre amiche over 40, perché sono le nostre amiche con più difficoltà a perdere peso. Ma non per il problema che pensi tu. Infatti, età, menopausa, eccetera, eccetera, non c'entrano nulla con la difficoltà. Perché se anche a te hanno detto che questi sono i problemi e con questi problemi non puoi dimagrire, ti sto per sorprendere. Ora, come è giusto che sia, per chi non mi conosce, mi devo presentare, perché siete in tanti nuovi che si uniscono alla famiglia ogni giorno. Sono Valerio, ex campione di football americano e fitness model, ma ancora più importante come nutrizionista con una passione incrollabile per il benessere e la salute. Ho trascorso oltre 15 anni a collaborare con squadre nazionali, internazionali, atleti, celebrità e oltre ad avere 4 titoli universitari e un premio per la mia ricerche per i miei studi, la cosa più importante, quello per cui sono così tanto amato, è che sono il cofondatore di Dieta Flessibile, l'azienda che ha trasformato radicalmente la vita di oltre 329.000 donne, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi di benessere senza stress. È la nostra facciona è finita su quotidiani, media, nazionali come Vanity Fair, Gente, Novella 2000, Il Corriere della Sera e tanti altri notiziari quotidiani che hanno testimoniato questo strepitoso successo. Ma spostandoci al tema della diretta di oggi, dobbiamo capire come perdere questi benedetti chili. Soprattutto, noi vogliamo perdere questi chili in modo sano ed efficace, ok? Per stare meglio, vogliamo perderli in salute. Dobbiamo capire quindi quali passi ci servono? E amiche, vi chiedo di immaginarvi finalmente con il vostro obiettivo raggiunto una volta e per tutte, perché è quello che accadrà seguendo questi consigli. Ma vi chiedo anche di immaginarvi l'altro scenario, quello in cui questi consigli li prendiamo e li cestiniamo e continuiamo con il solito modo, con le solite diete, quindi continuiamo a perdere chili e a riprenderli con gli interessi. Ma non è questo quello che vogliamo, ovviamente. Quindi ci sono due scenari. Quale scegliamo? Vediamo di provare lo scenario in cui seguiamo questi consigli e finalmente otteniamo risultati concreti. Anche perché mi pare di capire dai vostri commenti che siete stufe delle classiche diete che vi tolgono qualche chilo e ve lo restituiscono con gli interessi. Entriamo nel vivo, ci siete? Battete un colpo nei commenti qui sotto. Allora, prima di tutto, prima di addentrarci, dobbiamo distruggere alcuni miti. Perché? Perché il primo passo, che potrebbe sembrare il passo giusto quando vogliamo dimagrire, in realtà è un errore. Infatti, le diete fatte al solito modo non sono la soluzione. Questo, ragazzi, lo dico sempre, è vero, però oggi ti voglio spiegare proprio perché in modo semplice e diretto. Allora, ragazze, io lo capisco. Il richiamo di perdere peso velocemente è forte, però è una promessa ingannevole, è una trappola. E vogliono che tu ci caschi in questa trappola perché così ti possono tenere legata a loro. Possono continuare a venderti diete, 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 diete. Quando ti tagliano drasticamente le calorie, tu pensi di fare un favore al tuo corpo. In realtà stai creando un vero e proprio caos interno. Ecco che succede, te lo spiego. Quando tu riduci drasticamente le calorie, il tuo corpo entra in una modalità di panico. Invece di bruciare grasso, inizia a rallentare il metabolismo come meccanismo di difesa. È come se il tuo corpo dicesse: non so quando riceverò di nuovo cibo, quindi conserviamo energia. E questa energia, il corpo, come la conserva? La conserva sotto forma di grasso. Inoltre, le diete estreme spesso portano a perdere più muscoli che grasso. I muscoli bruciano più calorie a riposo, oltre al fatto che ti tengono piena, ti tengono soda, danno quell'aspetto tonico, chiaro? Quindi, che succede? Succede che quando perdi più acqua e muscoli che grasso,
inizia ad afflosciarti. Perdi peso, è vero, ma sei più smunta, sgonfia, non sei magra. Hai grasso ostinato, hai la pelle appesa. In più, quando perdi muscolo, stai rallentando ulteriormente il tuo metabolismo. E qui viene il bello, anzi, è meglio dire, viene il brutto. Una volta che tu smetti la dieta e torni a mangiare normalmente, il tuo corpo, che adesso ha un metabolismo più lento, immagazzina calorie più velocemente. Ogni boccone, quando poi tu ricominci a mangiare normalmente, ogni boccone diventa un biglietto diretto per fianchi, glutei, cosce. Lo so che pare assurdo, ma è così. E infatti che succede? Che il peso ritorna sempre con qualche ospite in più. Il famoso effetto yo-yo, che purtroppo molte donne conoscono. Perdi peso, lo recuperi con qualche cosa in più, e poi fai cicli e cicli di dieta, e ogni ciclo di dieta perdere peso diventa più difficile, perché ogni dieta abbassi di più il metabolismo e riaccumuli ancora e ancora. Sempre con qualche danno metabolico in più. Invece, vi insegnerò come alimentare il vostro corpo correttamente e attivare l'interruttore bruciagrassi, senza stress, senza fare sacrifici inutili. Come lo dobbiamo fare? Il punto numero uno per un dimagrimento sano e sostenibile è consumare un numero sufficiente di calorie. Niente più diete da fame che promettono i miracoli impossibili e che mettono a rischio la salute. È fondamentale che tu dia al tuo corpo il carburante che gli serve per funzionare al meglio. Con una dieta equilibrata che fornisce abbastanza calorie, tu mantieni alto il metabolismo. Questo ti aiuta poi a bruciare grasso in modo più efficiente, più veloce e ti senti anche più energico, più soddisfatto. Evitando anche quelle pericolose abbuffate che seguono sempre quando ci sono restrizioni eccessive. Infatti ricorda che non si tratta di mangiare meno, si tratta di mangiare meglio. La dieta flessibile ti insegna esattamente questo: come nutrire il tuo corpo nel modo giusto, senza eliminare cibo, senza rinunciare al piacere del cibo, senza rinunciare a quello che desideri. Ricorda che è come mangiamo, non cosa mangiamo, che fa la differenza. Quindi no dieta che tolgono i cibi, sì a dieta che ti insegnano a mangiare tutto e ti fanno capire come sfruttarlo per bruciare grasso. Anzi, ti faccio vedere, regia, mi aiutate? Ecco, eccola qui. Abbiamo la nostra amica Elena. Lei ha passato proprio questo. Diete molto basse di calorie che le hanno rallentato il metabolismo, ogni volta riprendeva i chili con gli interessi, bastava che andasse anche solo una volta a mangiare fuori con le amiche, una volta che usciva leggermente fuori dallo schema della dieta e i chili tornavano subito. Si può vivere così? No. E infatti nel dopo ecco che la vedi più snella, magra e anche soda, e anche soda e tonica. Come ti dicevo, seguendo l'approccio dieta flessibile, ha ristabilito il suo metabolismo e bruciato grasso mangiando abbastanza calorie. Poi il punto numero due è capire l'importanza dei carboidrati nella tua dieta, specialmente se vuoi perdere peso in modo efficace e veloce. Contrariamente a quanto molti credono, cioè che per perdere peso velocemente devi eliminare i carboidrati, in realtà, mangiando carboidrati si perde peso più velocemente. I carboidrati non sono nemici del dimagrimento, sono fondamentali per un corretto funzionamento del tuo organismo. Sai quante cose fanno i carboidrati nel nostro corpo? Tantissime. Aiutano a regolare i livelli di insulina. Aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, ci aiutano a evitare picchi e cali che poi possono portare a fame incontrollabile. In più, ragazzi, come se non bastasse, i carboidrati servono al nostro metabolismo per stare alto. Senza carboidrati il metabolismo si abbassa, non può mettere in atto i processi bruciagrasso. Ah, Valerio, ecco perché nelle diete dove tolgo i carboidrati mi affloscio. Dopo un po' smetto di perdere peso e mi rimane il grasso ostinato e poi riprendo i chili con gli interessi. Esatto, amica mia, esatto. Vediamo se i tecnici della regia, per favore, mi aiutano.
Perché spesso le amiche ci dicono: ma l'insulina, ma i carboidrati fanno male. Regia, per favore, abbiamo i risultati di qualche persona che segue dieta flessibile e ha problemi di insulina? Oh, benissimo, grazie. Qui vedete Eleonora, che è proprio diabetica ed è la prova vivente di questo. È passata da diete senza carboidrati, solo proteine e compagnia bella, ed infatti nella prima foto è proprio gonfia. Guardate la seconda. Esattamente come ci insegna la scienza. Mangiando la corretta quantità di carboidrati, il dimagrimento è più veloce. Ora andiamo avanti. Ah, grazie, regia, ragazzi. Un applauso alla nostra regia che è sempre pronta nelle nostre dirette, nei video e in tutto il resto. Bravi. Il terzo punto fondamentale è comprendere che una dieta efficace non si basa sulle restrizioni alimentari. Non esistono cibi proibiti. Ogni alimento può avere un posto nel tuo piano alimentare, purché consumato correttamente, rispettando il tuo fabbisogno e le tue necessità. Ma tu puoi mangiare tutto. Rimuovere interi gruppi di alimenti non solo è insostenibile a lungo termine, ma può portare a carenze nutrizionali. Tra l'altro, può portare a una relazione tossica, malsana con il cibo, ad avere paura di certi alimenti, cosa che purtroppo è successa, succede con alcune amiche che poi non vogliono più mangiare carboidrati, per esempio. Invece, l'approccio dovrebbe essere quello di ascoltare il nostro corpo, integrare una varietà di cibi, godendosi sia i cibi nutrienti che i piaceri che ogni alimento può offrire. Una dieta flessibile ti permette di godere sia dei tuoi cibi preferiti che di quelli più nutrienti senza sentirti in colpa, senza restrizioni. Questo approccio non è solo più veloce, ma è anche più efficace nel lungo termine per mantenere un peso sano e un rapporto sereno con il cibo. Ora, amiche, io lo so che molte di voi sono preoccupate che l'età, la menopausa, il parto, la gravidanza, qualsiasi cosa possa essere un ostacolo. Però vi assicuro, con il giusto approccio, questi non sono dei limiti, sono parti del vostro percorso, sono parti, elementi, caratteristiche della vostra persona, della vostra situazione. Se seguite un approccio intelligente e personalizzato, tutte queste cose già sono prese in considerazione. Quindi state serene. Chiunque vi dice che con questi problemi non puoi dimagrire, semplicemente è ignorante o purtroppo per lui non sa come lavorare con le persone che hanno queste esigenze. Avete visto, le nostre amiche avevano ognuna problemi molto diversi, eppure le foto parlano da sé. Dunque, per andare alla conclusione, ora, voi sapete tutte queste cose, potete farlo da sole, potete da sole raggiungere i vostri obiettivi. Prendete questi miei consigli, applicateli alla vostra dieta e brucerete più grasso, più velocemente. Oppure potete anche ottenere risultati molto più veloci, essere sicure di arrivare al successo con una consulenza gratuita e senza impegno offerta da Dieta Flessibile. Potete scegliere una strada o l'altra perché tanto una volta applicati questi consigli vedrete risultati più veloci e impattanti. Certo, ricordate che l'assistenza di un professionista può fare la differenza tra tentare, provarci e un vero cambiamento. Per questo vi dico che se volete dare una vera svolta alla vostra vita, cliccate il link e fissate un appuntamento con un nostro consulente perché è gratis. E senza impegno, perché noi crediamo nel valore del nostro metodo. Vogliamo che ogni donna abbia la possibilità di sentirsi al meglio. Non aspettate, perché le consulenze sono limitate, amiche, non abbiamo posti infiniti. Detto questo, amiche, è stato un piacere passare questo tempo insieme. Non dimenticate di cliccare sul link per la vostra consulenza gratuita. Vi aspetto, a presto e un grande in bocca al lupo.
ho visto che senza tanta fatica i risultati c'erano e quindi ora sto proseguendo. I 7 kg che avevo perso sono diventati quasi 11. Mi sento bene, non mi sento a dieta, anzi. Un risultato così visibile e soddisfacente non l'avevo ottenuto mai prima. Ho dimagrita subito 5 kg, ho un corpo che è diverso da prima. Fantastico, cioè ti giuro, siete apparsi per puro caso, ma è stato il giorno più bello della mia vita. Ho iniziato ad essere più coccolata, più stimolata e poi io mangiavo e sono rinata, ma nel vero senso della parola, io non smetterò mai di ringraziarvi.